La festa della Toscana ricorre alla sua 15ª edizione e quest'anno è stata dedicata alle riforme di Pietro Leopoldo, che rappresentano un balzo in avanti per i diritti civili con l'abrogazione della pena di morte e della tortura, un esempio di umanità. La Toscana è una terra di riforme, una terra che spesso ha anticipato anche quello che è accaduto nel paese, quello che è accaduto anche in altri paesi, e quindi ricordare le nostre radici è importante. Io penso che la Toscana è il Rinascimento, la Toscana sono i Medici, le loro fattorie, le loro ville, e quindi questa cultura diffusa sul nostro territorio, ma la Toscana come nazione si fonda con i Lorena e sicuramente a partire da Leopoldo e da tutta una serie di riforme che Leopoldo ha fatto, a partire da quella che celebriamo ma non l'unica, che è l'abolizione della pena di morte, primo Stato al mondo ad averlo fatto. Però non è stato solo questo che ha caratterizzato Leopoldo, sono state altre riforme nel governo del territorio, altre riforme importantissime sulla sanità per esempio, o in senso della liberalizzazione dell'economia, ma insomma ne parliamo anche nei prossimi giorni, un po' per volta. Ci sono 170 iniziative che ci sono state presentate da associazioni, istituzioni private, sindaci, e quindi un grande onore il poter vedere come intorno a questa battaglia, l'abolizione della pena di morte, che fu concretizzata come primo Stato in Europa proprio nel Granducato di Toscana, oggi vi sia il calore, l'entusiasmo, la passione di chi ritiene che nella pace e nella convivenza civile che si può vincere ad esempio il fenomeno oggi all'attenzione di tutti quale il terrorismo, ma anche si possono creare quelle condizioni di coesione per far crescere la civiltà, per rilanciare lo sviluppo.